Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore di retro computing. Retrospettiva 1988 home computer. Immaginiamo di essere un adolescente che è iscritto al primo anno delle superiori del 1988 nel lontanissimo 1988, avesse incontrato per la prima volta l'informatica e che avesse poi deciso per Natale 1988, per l'imminente Natale, di comprarsi il computer. Quale scelta avrebbe fatto? 1. Se in classe avesse trovato utenti Commodore, più o meno tutti, l'avrebbero orientato come consiglio sull'Amiga 500. Ci volevano passare sull'Amiga 500 quelli che c'erano il VIC-20, ci volevano passare sull'Amiga 500 quelli che c'erano il Commodore 64. 2. Se avesse incontrato degli sporadici utenti Atari, sempre molto pochi in Italia, con una limitata presenza anche di riviste di informatica, che relegarono le macchine Atari ad una nicchia esclusiva di beni strumentali per musicisti, ecco, molto probabilmente vi avrebbero orientato sull'Atari 1040 ST. 3. Se fosse stati interessati a comprare un PC compatibile per poter farci girare a casa con tranquillità il Pascal della Borland, molto presto, chiedendo in giro, sareste stati orientati da negozianti, pubblicità o professori o amici sull'Amstrad PC 1512. Immaginiamo che per effettuare la vostra scelta definitiva nell'imminente Natale del 1988 aveste comprato all'edicola la rivista MC Microcomputer del novembre 1988 per prendere il polso del mercato, confrontandola con Commodore Gazette del 1988, che però era un trimestrale, ottobre, novembre e dicembre. Ok, facciamo questo brevissimo viaggio nel tempo. Commodore Gazette, ottobre, novembre, dicembre 1988, un trimestrale. Ora non lo guarderemo tutto perché ci fingeremo di essere, dei gonzi del 1988 che avevano comprato un paio di riviste per cercare di annusare il polso del mercato. Che cosa si trovava, sul Commodore Gazette per andare a eventualmente valutare su quale macchina comprare per un neo utente che, volesse ancora scegliere, avesse bisogno di informazioni per raccogliere informazioni. Dunque andiamo a vedere, scorreremo rapidamente l'indice schede acceleratrici per Amiga Turbo. Ecco, a voi non ve ne vorrebbe fregare di meno. Stampanti Mannesmann, novità Commodore non certo troppe, una visita al mondo Commodore, le stampanti Fujitsu, un foglio elettronico per il mondo di Geos, grafica avanzata per espansioni RAM, corso di programmazione in C per l'Amiga, come programmare il gadget stringa di Intuition, la struttura di XBase dell'Amiga, poi una serie di note di editoriali, posta di Gazette, Software Gallery, Software Lamp, Input Output, Commodore News e quant'altro. In questo articolo di numero avreste trovato sicuramente ben poco, tranne quello che c'è praticamente a pagina 54, in visita al mondo Commodore, in modo per praticamente, anzi 48, pardon, pagina 48, andiamo a vedere quale prodotti c'erano, giusto per prendere qualche misura. Eccoci qui, novità Commodore non certo troppe. Salone italiano SMAU 88, alla 25esima edizione dello SMAU, la filiale italiana della casa di Westchester non ha presentato reali novità al pubblico, limitandosi a ospitare aziende italiane produttrici o importatrici di software e hardware. Voi andavate a leggere l'articolo e vedevate che qui praticamente c'erano questi vari cosi, raccontavano cosa c'era, cosa non c'era e via dicendo, niente di particolare. Poi in visita al mondo Commodore, sempre invece nel salone USA,
elevate che qui praticamente svettavano Amiga 500, Amiga 500 come se piovesse da tutte le parti. E quindi i vostri amici vi avrebbero suggerito l'Amiga 500, vedevate l'Amiga 500, era diciamo un bel computer, un bel monitor a colori multimediale, c'aveva tutto quello che vi pareva, dai videogiochi ai programmi di produttività personale, ai linguaggi di programmazione Basic, COBOL, il Pascal, quindi praticamente era una macchina che c'aveva tutto, non è che c'era bisogno di stare a sforzarsi poi tanto per considerare eventualmente altre macchine. E quindi gli si entrava nella testa il tallo che l'Amiga 500 era indubbiamente una gran bella macchina, i vostri amici probabilmente avrebbero comprato l'Amiga 500, e se voi, anche voi, aveste comprato questa macchina qui, avreste praticamente avuto accesso a tantissimi programmi software, o comunque c'erano anche alle, in edicola, tantissime riviste dedicate al Commodore quanto ad Amiga. E quindi poi c'era l'Amiga 2000, l'Amiga 2000 però era una macchina di tutta un'altra fascia di prezzo, diciamo per una macchina di tipo professionale, quindi non era decisamente una macchina home computer. Ok, altre cose praticamente da leggere su questa rivista in sostanza non è che ce ne fossero, e quindi passiamo a guardare diciamo la seconda rivista di MC Microcomputer. Microcomputer novembre 1988, questa sarebbe la rivista che molto probabilmente avreste praticamente acquistato nel mese di novembre prima dell'acquisto del computer per il Natale del novembre 1988, in modo da vedere cosa c'era sulla rivista, prendere l'ultimo polso diciamo del mercato e soprattutto guardare e valutare i prezzi sulle diciamo sulle macchine da fare, macchine praticamente da scegliere e da comprare. Qui andiamo tutto un filotto praticamente di, in sostanza, di articoli con una prova anche dell'Amstrad PC 2 e 66, andremo a vedere rapidamente questa qui, e poi diciamo per il resto sostanzialmente non è che poi ci fosse molte altre informazioni per quanto riguarda gli home computer, per quelli che vi ho detto, diciamo vabbè, spazio Atari ST, c'erano diciamo varie altre cose, linguaggi Amiga e via dicendo, programmi e via dicendo, però diciamo ecco il grosso delle informazioni qui si trova in fondo sui prezzi del computer, il link per andare a scaricare questa rivista lo trovate in descrizione. Poi recensioni in sostanza sulle eventuali stampanti e altro hardware, ma comunque ecco la cosa più importante è che vi avreste dato una sbirciatina a una nuova recensione dell'Amstrad PC 2086. Ok, noi andremo a bomba a vedere a pagina 94. Eccolo qui, Amstrad PC 80, nel PC 2086D. Eccolo qua, con due disk drive da 3,5, un disco fisso, un 8086, praticamente una macchina essenzialmente quasi identica al PC 1512, tranne per il fatto che c'era doppi dischi da 3,5. E poi praticamente niente, è un case praticamente un po' diverso, una bella tastiera estesa, costava praticamente 1.400.000 e passa più IVA. Ecco, che cosa avreste capito? Avreste capito che diciamo la diffusione diciamo dei dischetti da 3,5 era quella che era il trend in sostanza di mercato, non vi avrebbero permesso queste unità praticamente di essere compatibili con i computer di scuola che ci avevano sugli M24 Olivetti e PC BMXT, ancora i disk drive da 5,25, questo era compatibile e non sarebbe stato capace di leggere gli archivi delle altre macchine un po' più vecchie. C'aveva 720k di RAM, 8086 diciamo da 8086 da 8 MHz, e quindi niente praticamente da dire. Questa era la scheda, una macchina con monitor con scheda video CGA, quindi una bella macchina, però insomma praticamente avresti concluso che non ci sarebbe stato utilità spendere 1.400.000 per comprare un IBM compatibile con dischetti da 3,5, quando praticamente l'Amstrad PC 1512 con dischetti da 5,25 avrebbe costato molto meno. Infatti adesso andremo a tirare le fila di quello che sarebbe stato possibile diciamo inferire
dai prezzi di mercato del presenti qui in questo in questa rivista. Ok, tiriamo le fila rapidamente di quello che si sarebbe potuto desumere dalle ultime pagine di MC Micro Computer novembre 1988 su prezzi e modelli di home computer disponibili al tempo. Olivetti Prodest PC1 512K di RAM 8088 4 oppure 8 MHz, un disk drive da 3,5, 895.000 lire più IVA, con un monitor MMI 20X, monitor bianco e nero da 12 pollici, lire 165.000 lire più IVA, totale IVA inclusa 1.250.800 lire. Poi a cui aggiungere 578.200 lire per una stampante DM91 a 120 cps, IVA inclusa. Questa sarebbe stata una macchina costosa con pochissimi giochi e scarsa risoluzione video. Il dischetto da 3,5 non vi avrebbe permesso di leggere e scrivere sui dischi da 5,25 dei computer di scuola su cui c'erano archivi da 5 1/4. Nonostante appunto le macchine, quindi IBM, PCXT e Olivetti M24, fossero state potenzialmente compatibili con l'Olivetti PC1 in quanto essendo tutti PCMS-DOS. Ecco, se vi interessavano i giochi, sicuramente non avreste scelto l'Olivetti PC1. Se vi interessava la compatibilità con la scuola, ecco, non l'avreste scelto questa macchina a causa della presenza del dischetto da 3,5 che vi avrebbe diciamo complicato la vita e in là impossibilità di leggere diciamo archivi da 5 1/4 sulle macchine di scuola. Amiga 500 512k, il 68.008 MHz, un disk drive da 3,5, prezzo lire 950.000 lire più IVA, monitor 1402 da 12 pollici lire 255.000 lire più IVA, totale della spesa IVA inclusa 1.421.900 lire, a cui aggiungere successivamente una stampante Commodore MPS 1500C a 130 caratteri per secondo a colori, prezzata lire 649.000 lire, IVA inclusa. Questa sarebbe stata sicuramente la scelta più gettonata, perché la macchina aveva tantissimi giochi, tantissimi programmi di produttività personale, tantissimi linguaggi, incluso il Pascal. E la macchina dell'Amiga 500 era anche espandibile a 1 MB se aveste voluto. I club e gli appassionati sarebbero stati tantissimi, così come le riviste dedicate a Commodore e ad Amiga, che avreste poi trovato in edicola. Non avreste avuto la compatibilità con quello che c'era a scuola, ma Amiga 500 avrebbe potuto far girare il Pascal per l'Amiga e quindi avreste potuto sperimentare a casa, senza alcun problema, i compiti casalinghi di informatica. Atari 1040 ST, 1 MB di RAM, 68.008 MHz, un disk drive da 3,5, 949.000 lire più IVA, monitor SMI 24/5 da 12 pollici in bianco e nero, 249.000 lire, IVA esclusa, totale 1.413.640 lire, IVA inclusa, a cui aggiungere una stampante SMM 804, stampante 80 colonni, 80 caratteri per secondo a 411.820 lire, IVA inclusa. La seconda scelta sarebbe stata probabilmente questa, l'Atari 1040 ST, leggermente meno costosa di un'inerzia di 8.560 lire, Atari ST sull'Amiga 500, però Atari ST era già dotata di 1 MB di RAM. Ma avreste potuto optare per un monitor monocromatico invece che un bel monitor a colori come nell'Amiga 500. Software per Atari ST non mancava, word processor, spedisci database, programmi di musica per sfruttare le prese MIDI, nonché linguaggi di programmazione inclusi il Pascal, che verrebbero posto nella stessa situazione di un utente Amiga 500. La stampante per Atari ST sarebbe stata meno costosa di quella Commodore, ma tirando le fila, ecco, è probabile che il minor numero di utenti ed appassionati di questa macchina, che vi avrebbero permesso di accedere con, diciamo, con pochi problemi a tutto il software che aveste voluto, nonché la presenza
sull'Atari di un minor numero di riviste dedicate ad Atari ST e la presenza di un monitor in bianco e nero per la scelta, ecco, che avrebbero fatto probabilmente scartare la macchina 1040 Atari ST, ancorché dotata di un mega di RAM, in favore dell'Amiga 500 con soli 512k, ma un monitor a colori e tantissime riviste, tantissimi appassionati e la possibilità in un secondo momento di espandere la macchina. Amstrad PC 1512 SDMM con 512k, 8088 8 MHz, un disk drive da 5,25, incluso un video monocromatico. Prezzato a 1.178.820 lire, IVA inclusa. Se foste stati attenti consumatori, attenti alla spesa per massimizzare il vostro rapporto qualità-prezzo, probabilmente avreste scelto questa macchina. Sarebbe costata meno di Amiga 500 risparmiando circa 243.000 lire, che avreste potuto investire l'anno successivo sulle più economiche stampanti da Amstrad per poter essere produttivi al meglio con la macchina. Attenti ad avere la compatibilità con le macchine di scuola, con il PC BMXT Olivetti M24 con dischetti da 5,25, ecco, con l'Amstrad PC 1512 avreste potuto leggere e scrivere su tutti i programmi di scuola, avendo una totale compatibilità. Certo, avreste avuto meno giochi e meno multimedialità dell'Amiga 500, perché la grafica CGA dell'Amstrad PC 1512 non era all'altezza di quella dell'Amiga 500, inoltre con la presenza di un monitor fosfori bianchi nel PC 1512, ecco, tutti i giochi per PC sarebbero stati sicuramente meno coinvolgenti di quelli dell'Amiga 500. Ecco, ci sarebbe stato anche lo Schneider Euro PC con un monitor 12 pollici in bianco e nero prezzato a 1.174.100 lire IVA inclusa. Approssimativamente lo stesso prezzo, simile, quasi identico, anzi 4.000 lire in meno del PC 1512 dell'Amstrad. Tuttavia, ecco, sarebbe stato lo Schneider una macchina che risultava sconosciuta in Italia, con pochissime riviste e pochi utenti. Il link su cos'era lo Schneider Euro PC lo trovate nella playlist Fare Retro Computing. Ovviamente una macchina molto meno nota di quella che fu l'Amiga 500. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.